E andiamo avanti velocemente perché il nostro tempo stringe, però noi questa sera ci tenevamo a sentire un pochettino il consigliere comunale, senatore Salvatore Piscitelli, che abbiamo in linea. Buonasera Piscitelli. Buonasera Sterio, buonasera agli ascoltatori. Poi magari avremo modo di fare con più comodità, diciamo così, con più tranquillità, magari una sera un filo diretto con gli ascoltatori sui problemi di Porto Recanati. Senti Salvatore, altri hanno fatto dei comunicati su come si è svolto il Consiglio Comunale ultimo di Porto Recanati. Noi l'abbiamo in parte seguito, abbiamo sentito anche il tuo intervento, anzi i tuoi interventi, perché ne hai fatto più di uno. Mi ha incuriosito quell'aspetto del fatto che sollecitavi l'amministrazione a mettere in cartella più, diciamo così, documenti fotocopiati che non magari andassi alla ricerca sui computer, sui tablet o sui No, social. io lì penso che sia, diciamo, come dire, doveroso, no, che un consigliere comunale o comunque chi ha un ruolo che ha un mandato amministrativo abbia a disposizione quantomeno la documentazione del Consiglio Comunale, che sì, loro mandano per email in maniera automatica, però trovarla lì, nella cartellina che c'è sul banco, diciamo, dei consiglieri sarebbe opportuno, perché poi non è che uno tutto il giorno sta, diciamo, a scaricare atti e poi penso che comunque gli assessori o i consiglieri di maggioranza avranno a disposizione questo materiale, per cui ho chiesto se cortesemente, almeno l'ordine del giorno, di trovarlo sul banco, no? L'ordine del giorno, non dico Certo. tutto, diciamo, il papier, ma l'ordine del giorno è fondamentale. E quindi niente, no, mi sono lamentato perché penso che sia doveroso da parte, diciamo, dell'amministrazione, della giunta, degli uffici, far lavorare bene i consiglieri comunali, che devono in qualche modo poter, diciamo, seguire con attenzione tutti quelli che sono i provvedimenti all'ordine del giorno. E Questo è stato se un po' no, ma è effettivamente. l'organizzativa, penso. No, ma dà Effettivamente, anche un po' il senso dell'organizzazione, no? Della struttura. effettivamente una volta era così, si andava magari in consiglio comunale con un Oggi certo dicono meno con carta, e va bene, sono d'accordo con la meno carta, però è anche vero che un minimo almeno di disponibilità ci deve essere, perché se uno arriva, non so, non dal proprio studio, ma arriva da lontano con la macchina, cioè, arriva in consiglio comunale, non ha a disposizione, diciamo, nemmeno l'ordine del giorno per seguire i punti. Ecco, deve andare sul cellulare per magari ritrovarlo in una delle tante mail che il comune quotidianamente ti manda, diventa un po' complicato. Per cui ecco, mi sono un po' lamentato, ma mi sembra una cosa, diciamo, di secondo piano, era soltanto per organizzare meglio i lavori, ecco. Ma comunque anche per rendere più Più agevole appunto il fruibile, compito dei disagio consiglieri. nel nostro mandato, certo. Ricordiamo che appunto è capogruppo della lista civici per Porto Recanati, Salvatore Piscitelli, e nell'ultima seduta di consiglio si è parlato di questi progetti che dovrebbero essere presentati per partecipare al bando per poter poi accedere al finanziamento del PNRR, quindi alla cosiddetta rigenerazione urbana, attraverso una convenzione anche con il comune di Monte San Giusto. Questo permetterebbe di raggiungere una certa quota di richiesta in termini di finanziamenti. Ecco, mi sembra che insieme a te ci siano altri lamentati del fatto che questi progetti non si conoscono e tu ne avevi suggeriti alcuni, alcune di queste opere da realizzare. Sì, no, diciamo che loro hanno praticamente sottoscritto una convenzione con il comune di Monte San Giusto, l'hanno portata al voto in consiglio comunale e questa convenzione prevede quattro, diciamo, interventi che non vengono però articolati nonostante il 31 di marzo, cioè domani se non sbaglio, è la scadenza per presentare questi progetti. Per cui ci siamo chiesti come mai non ci fosse, come dire, un'articolazione, ma solo delle macrovoci che indicavano gli interventi che loro avevano individuato. Questa è un po' la lamentela, perché pensiamo a questo punto che voi non avete pronti questi progetti. Molto probabilmente
potrebbe essere anche così, però devo dire la verità, io ho esordito dicendo che la montagna ha partorito il topolino, perché se il PNRR doveva dare una nuova, diciamo, dimensione anche a una città come Porto Recanati, che è turistica, che vuole, diciamo, in qualche modo accreditarsi sempre di più a livello nazionale e internazionale come meta turistica, forse si potevano individuare interventi, diciamo, più di immagine, di impatto, anche importanti, visto che in porti, se andrà a buon fine, poi se verranno accolti, diciamo, da chi dovrà decidere, no? Di queste domande, di queste, diciamo, della presentazione di queste richieste che sono state avanzate, sono circa 2 milioni e mezzo per la città di Porto Recanati, per cui si è individuata la zona sud esclusivamente, e va bene, non abbiamo nulla, diciamo, contro le zone della città, però io ho detto, perché siete arrivati fino all'Odelaus, non siete andati magari a fare degli interventi anche in una zona che avrebbe molto, diciamo, da essere aggiornato sotto l'aspetto urbanistico, quindi che è quella del Bivio Regina, cioè di quello che è un quartiere, no? Anche quello di Santa Maria in Potenza, no? È lì che c'è, come dire, più anche abitazioni, no? Per cui poteva essere individuato anche quel tratto lì per un miglioramento, no? Per una così migliore fruizione anche di quelli che potevano essere i servizi messi a disposizione dei cittadini che vivono lì, con un collegamento magari più agevole con la città sotto la ferrovia, facendo degli accordi, diciamo, il tempo ne avevano anche poco, capisco, però forse diciamo, potevano essere previsti interventi anche per favorire come dire, il ricongiungimento tra quello che può essere la Pineta e l'area archeologica, se vogliamo spingere anche verso un turismo culturale, no? L'area archeologica che sembra un po' abbandonata, un po' fuori, diciamo, da tutto quello che è il circuito turistico portorecanatese, no? Si poteva collegare. Beh, l'area archeologica dalla Pineta quanto dista a piedi? Ma ci dovrebbe essere anche un, se non sbaglio, qualcosa che passa lì sotto la ma non è lontana, io penso che non saranno più di 600-700 metri in linea d'aria, allora, diciamo. Però dopo si è anche detto che ci sono delle aree private per cui andavano fatti dei discorsi, e va bene, ma si potevano magari trovare, io adesso non so tecnicamente, perché non essendo io sindaco, essendo parte della giunta, diciamo, non è che sia andato proprio a vedere nei minimi particolari come avrebbero dovuto tecnicamente portare avanti queste questioni, anche perché i tempi erano molto ristretti, e questo è vero, però magari si poteva prevedere di fare un intervento che ne so, sul Nervi, che avrebbe dato magari un risalto diverso, no? Alla città, perché era un intervento di grande spessore. Allora sì, diciamo, anche sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto dell'accoglienza, sotto l'aspetto anche di un messaggio di in qualche modo rimettere in ordine, no, la città, quello sarebbe stato un intervento importante. 2,5 milioni molto probabilmente potevano servire a dare una, come dire, una veste nuova, no, al turismo portorecanatese proprio sul mare. Per cui sono state fatte delle scelte di piccolo cabotaggio, così li possiamo, però noi condividiamo, l'importante è che si facciano nel modo migliore, che diano un aspetto migliore alla città, una, come dire, anche sotto l'aspetto del poterne usufruire i cittadini, visto che sono, c'è, cioè, rimettere in ordine la Pineta, il Parco Europa, poi la pista di atletica che... Diciamo, è stato sollevato anche il fatto che si vuol fare la pista di atletica attorno allo stadio, ma non c'è nemmeno un'associazione di atletica ancora a Porto Recanati. Molto probabilmente molti saranno interessati a far fare ai loro figli, diciamo, atletica. Io sono d'accordissimo, sono il primo a dirlo, ed è importante che si faccia la pista d'atletica, ma la pista d'atletica secondo me si poteva essere fatta da anni, perché ci sono fondi del credito sportivo, cioè sono anche cose semplici, non è che bisogna pensare anche di un PNRR per fare una pista. Certo, certo. C'è il CONI atletica, che può venire incontro. Ma certo, cioè, ci sono tante misure su quel tema, no? Quindi mi sembrano cose di piccolo cabotaggio che sono limitate e che quindi non vanno a sposare quello che è l'intento della rigenerazione urbana che vuole il PNRR, che è quasi un rilancio, no? Dare anche qualcosa di importante sul territorio, una svolta, e questa svolta non c'è stata, sono degli interventi, diciamo, limitati, ecco. Però speriamo che
riescano in qualche modo a portarli a termine, ad ottenere il finanziamento, e perlomeno ci sarà, come dire, qualcosa di sistemato nella città, e quindi è sempre una cosa positiva. Poi ci sono altre problematiche, ecco, c'è sempre la problematica della difesa della costa. Oggi leggevo un articolo della consigliere regionale che, diciamo, che ha avuto il merito di portare 170.000 euro a Porto Recanati. Mi sembrano pochi rispetto a quello che servirebbe in quella zona nord, perché lì ci vogliono milioni di euro per sistemare. Diciamo, quindi la regione, ultima in graduatoria, ha messo Porto Recanati tra 8 comuni che beneficeranno in totale di 2 milioni di euro. Ecco, ci sono tanti problemi, i problemi sono grossi, i tempi sono difficili, tutto quello che si fa è importante, anche questi 170.000 euro, però se vogliamo dare una svolta, ecco, era l'ora proprio che l'amministrazione comunale potesse in qualche modo approfittare di questo PNRR, perlomeno per fare un'opera importante, un'opera che rimanesse nel tempo e che desse, diciamo, come dire, una nuova vitalità anche sotto l'aspetto dell'immagine turistica della città. Con il PNRR non si riesce a fare un progetto per la costa, no? Allora, col PNRR c'è anche la questione, diciamo, della sostenibilità ambientale, per cui si poteva prevedere anche di capire insieme alla regione se questo era fattibile, però come ti dicevo, sono cose che, avendo vinto loro le elezioni, dovrebbero, diciamo, mettere in cantiere e portarle avanti, per cui noi non abbiamo visto ancora il documento unico di programmazione, per cui non sappiamo ancora qual è la programmazione di questa giunta. Cosiddetto DUP. Quindi è anche difficile capire qual è un po' la direzione che vogliono prendere. Nel momento in cui questa sarà disponibile, allora lì potremmo in qualche modo dare anche dei consigli, perché la nostra, la mia soprattutto, io non esco sui giornali, solitamente non lo faccio perché non voglio polemizzare come polemica fine a se stessa, ma vorrei anche, diciamo, essere di supporto, consigliare, poter dare anche un aiuto, no? Nel senso che io, aiutando, aiuto anche la mia città, però vanno stigmatizzate poi delle questioni che purtroppo rimangono in evasio, comunque non sono all'altezza delle aspettative, ecco, questo è un po', diciamo, il punto. Ecco, non riesco a capire però come mai, se non hanno presentato ancora il DUP, come possono presentare i progetti per la rigenerazione urbana? Perché sono all'interno di questo piano nazionale di resilienza e bilancio, no? Quindi, diciamo, quelli hanno una scadenza. Possono essere svincolato da quello che è il progetto degli investimenti previsti del DUP. Sono straordinari, no? Progetti, diciamo, che hanno un piano straordinario che è legato tutto al post pandemia, eccetera, quindi, diciamo, è tutto lì, per cui noi aspettiamo di vedere. Hanno detto in consiglio comunale che nel piano, diciamo, anche delle opere pubbliche ci saranno delle novità, ecco, noi aspettiamo di capire, speriamo che poi queste cose vengano condivise anche con la città, perché la decisione del PNRR secondo me andava condiviso anche magari con i quartieri per capire le loro esigenze, magari con le associazioni, cioè fare anche un minimo di ascolto, no? nei confronti della città, per capire forse gli interventi più urgenti. E loro hanno fatto una scelta, adesso la scelta noi speriamo che vada in porto, però 2,5 milioni tra due parchi, una pista ciclabile, penso che si poteva scegliere un intervento più incisivo che avesse una maggior, diciamo, impatto soprattutto sull'immagine turistica della città. Per me il Nervi poteva essere, diciamo, forse l'attenzione maggiore, no? Perché quel capannone lì è fermo, diciamo, da tanti anni, sta lì, può essere utilizzato, diciamo, in molti modi. Ci sono tanti progetti che negli anni sono stati in qualche modo paventati all'attenzione, diciamo, delle amministrazioni che si sono susseguite. Certo, forse avevano poco tempo, io capisco pure che il tempo è stato breve, però cosa devo dire? Loro amministrano, loro hanno vinto le elezioni, loro devono dimostrare di essere all'altezza della situazione. Per ora posso soltanto dire che ci si aspettava forse qualcosa di diverso, ecco, di più incisivo, di più. Invece con questi 2,5 milioni cosa vogliono farci?
Allora, 2,5 milioni c'è una risistemazione del Parco Europa, da come ho capito, poi c'è la sistemazione della Pineta, c'è questa pista di atletica e una ciclabile che dovrebbe collegare la Pineta con quella zona lì del campo sportivo. Questo è. Ho capito. Adesso non so chi ha fatto i conti, però questo è, diciamo, un po'. Però nel concreto noi non abbiamo visto nulla degli interventi specifici da farsi in queste zone del territorio, cioè sono solo voci che erano lì messe, ma poi non ci dicono se pianteranno nuovi alberi in Pineta, cioè faranno una struttura, non so, e questo non c'era scritto, non era articolato, non era spiegato. Beh, dovrebbe presentarlo entro domani? Entro domani. Quindi adesso non so se gli uffici avevano dei progetti già pronti e non ce li hanno sottoposti, questo non posso dire. Infatti dal 22 a oggi a domani sono pochi giorni, quindi molto meglio si presume che avevano già le idee chiare. Io penso e lo spero, però era anche in qualche modo corretto nei confronti delle opposizioni. Portarli in Consiglio Comunale. Portarli anche quelli in Consiglio Comunale, certo, come legato a questa convenzione, no? Certo. E poi vedremo se verranno approvati, bisogna anche vedere se poi questi interventi verranno approvati. Questo è stato un po' il centro della discussione dell'ultimo Consiglio Comunale. L'ultima cosa prima di salutarti, Salvatore Piscitelli, il Bolkestein, come lo vedi tu? Sei sul fronte? Io, diciamo, sulla Bolkestein la vedo che c'è ormai una decisione presa di portare all'asta diciamo le concessioni demaniali marittime. Tu, come sai, come lo sanno un po' tutti, io l'ho seguita in passato quando ero in Senato e sono stato l'artefice di due delle, diciamo insieme ad altri colleghi, di due delle proroghe che sono state attuate, l'ultima quella fino al 31 dicembre del 2020, poi era uscita quest'altra proroga al 2000, cioè di altri 15 anni, che però poi è stata in qualche modo, diciamo, fermata da questa sentenza del Consiglio di Stato, che Draghi ha preso subito in qualche modo ad esempio per imporre questa messa all'asta all'inizio del 2024 diciamo, di tutte le concessioni demaniali marittime. Ma io penso che la strada che loro vogliono perseguire è quella, ma anche il ministro della Lega penso che abbia mai deciso di portarla avanti in quel modo là, perché cioè, la politica in questo momento, come dicevo, è debole nei confronti di questi tecnici, no, che governano. È vero, è vero. Quindi questa debolezza fa in modo che le decisioni vengano prese da pochi, contrariamente a quelle che sono le aspettative di tanti operatori, perché là ci sono 30.000 aziende in Italia più tutto l'indotto, quindi è veramente un'industria del turismo che rischia, diciamo, di essere messa, come si dice, al bando, certo, all'asta. Non so quello che può venire fuori, perché potrebbero essere, per esempio, mi sono detto, potrebbe venire qualche multinazionale che acquista e poi le riaffitta a chi le aveva in gestione. Perché sì, si era parlato della Red Bull lì, che era interessata alla costa adriatica. Questi che fanno? Li riprendono all'asta e poi li riaffittano, riaffittano a un prezzo, certo, importante a chi, certo, già c'era dentro, no? Certo. Conveniente. Per cui si crea un business che va a penalizzare quella che è un po' la storia, la tradizione dell'accoglienza turistica balneare italiana. Però se non c'è una politica forte su questi temi, che si oppone, che mette a rischio anche la sopravvivenza del governo, le cose, se si abbassa la testa e si accetta, poi vanno avanti, si votano, tanto lì conta il voto più che quello che si dice. Per cui io mi aspetto che rimarrà, che questa cosa purtroppo andrà a penalizzare questo settore. Benissimo, è stato un piacere Piscitelli questa sera sentirla. Grazie, perché... grazie a te, e a presto. E poi ecco, abbiamo avuto anche all'ordine del giorno un'interrogazione che riguardava. Sì, lo so, lo so. Lì abbiamo visto un po' di, diciamo, solite risposte preconfezionate. Comunque va bene. Speriamo che l'amministrazione che si è insediata qualche mese fa possa dare un aiuto alla città di Porto Recanati a rimanere quella che è stata per tanti anni, cioè una stazione turistica di eccellenza, e che possa portare qualcosa di nuovo, perché io ti posso dire che se così fosse, diciamo, da parte mia non c'è mai una, come dire,
un'opposizione preconcetta, ma anzi c'è la volontà di portare avanti un po', di aiutare, soprattutto in questi momenti così difficili, la comunità porto-recanatese ad essere al passo con i tempi, a poter in qualche modo riuscire nei vari settori a sostenere, diciamo, la migliore immagine della città. Benissimo, grazie mille, e grazie. Buon lavoro allora, Piscitelli. Grazie anche a te, ciao, ci vediamo.